Winston Churchill diceva: il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale. Ciò che conta è il coraggio di andare avanti. E che questa frase possa accompagnare tutti voi in questo splendido 22 di agosto. Tribù Rossonera, tribù di gente vera, buongiorno e bentornata e bentornato a questo nuovo appuntamento qui sul canale del Marietto Milanista. Innanzitutto ringrazio come sempre le persone che sono gentili proponendo il loro bel pollicione all'insù, a tutti i nuovi e le nuove iscritte al canale, tutti i vecchi, grazie di cuore per il sostegno che date alla tribù. Così come ringrazio coloro che anche ieri sono stati, non tanti, anche perché se non metti i titoloni scandalo, clamoroso, tutto quanto, la gente, cioè, e questo vi fa capire anche il livello, no, dei clickbait, no? Se non metti il clickbait, le persone guardano o non guardano, quindi hanno bisogno sempre di qualcosa che gli stimoli l'adrenalina, la serotonina. Ma non sempre così, a volte lo metto anch'io per vedere un po' questa differenza, ma alla fine io credo che una persona che davvero ci tiene a un canale, che ci tiene a una persona, poi comunque lo segue in maniera indistinta il titolo che metta. E dunque buongiorno, buongiorno davvero, buon 22 d'agosto, carissime amiche, carissimi amici. Una giornata calda qui a Barcellona, la giornata che tra l'altro mi vedrà salutare anche la mia mamma. Dopo 10 giorni la accompagnerò all'aeroporto per tornare nella Fosa Milano, mentre noi qui oggi non si sa, ma il meteo di Barcellona dice che potrebbe scatenarsi una tempesta nel pomeriggio, ma stamattina ci siamo alzati che siamo bagnati di sudore dall'umidità. Quindi fammi sapere anche dove vivi tu, com'è la situazione, se stai vivendo bene questa ultima tranche d'estate, perché poi ci sono i criticoni del caldo, ma poi arrivano i criticoni del freddo. È sempre così, perché qualunque cosa fai, qualunque cosa dici, qualunque pensiero hai, sempre in faccia delle pietre riceverai, diceva una famosa canzone. E quindi stamattina i giornalacci più venduti aprono con un Inter fame, Inter fame Champions, Palacios c'è, e chi cacchio è? Inzaghi ha due squadre, caspita, sì, c'è l'unico Inzaghi, Pippo figlio unico, che stava battendo anche la nostra bella Lombardia durante questa sessione estiva di precampionato 1-0 col suo Pisa. Poi alla fine, visto che erano in fase anche di preparazione atletica i Rocky Boys, che sono i suoi arbitri, che cosa hanno fatto? Hanno prolungato la partita fino al 97esimo per poi fare pareggiare la squadra campiona, d'Italia. Quindi affame Champions Lautaro, però ricordati prima di richiamare quelli dell'altro pianeta per farti rigettare il pallone giù che avevi mandato quando c'era quel famoso Atletico Madrid Inter, la grande Inter che se n'è uscita con l'Atletico Madrid, cioè questa grande squadra che stravince il campionato, e poi dopo in Europa come sempre non vale una mezza sega. Dunque, Cairo, attenzione, è shock, perché nel suo giornale, che è la Gazzetta Interista dello Sport, dice: Bellanova vuole andare via, ora 3 colpi. Quindi ovviamente si deve saper vendere il vecchio Urbano Cairo. Mentre dall'altra parte, sul tutto Juve Sport, sempre riferito a lui, Bellanova voleva andare, l'ira dei tifosi, vendi il Toro. Ecco, io lo dico da tifoso del Milan, ma con grande simpatia per il Toro, anche perché io ho uno dei miei migliori amici che è un grandissimo tifoso del Toro, il mio amico Enzo. Vattene Cairo, vattene, perché non se, là veramente è un Cairo out, ma da 20 anni, perché tu non stai facendo niente per risollevare una squadra gloriosa con una storia come il Toro. Quindi l'unica cosa che meriti è andartene. Poi c'è un Dybala out sul Corriere dello Sport de Roma: lascia la Roma e va in Arabia con un contratto da 70 milioni in 3 anni, e anche la gioia saluta l'Italia per i dollarones. Vai vai. Poi c'è Osi Lukaku, ultimo tentativo tra Chelsea e Napoli. Vediamo come andrà a finire anche sta storia. E noi poi... che bello vedere Lukaku anche sulla Gazzetta con la maglia del Napoli.
Allora, menzionieri legalizzati, ossia voi giornalacci più venduti, ma com'è che fino a un mese fa, come l'anno scorso, che vi avevo già fatto vedere una puntata di neanche un mese e mezzo fa, la stessa prima pagina del 23 giugno 2023 e un'altra che era di quest'anno, 28-29 giugno, praticamente era identica, Milan in arrivo l'affare grosso. L'abbiamo visto anche quest'anno, per l'ennesima volta, per chi segue questi giornalacci, voi siete gli amanti delle fake news. E quindi seguite Gazzetta, Corriere e Compagnia Bella e fatevi anche, mi raccomando, bere il cervello dei loro allarmismi e delle loro grandissime cazzate quotidiane. Ma quindi passiamo ai saluti del nostro caro Kalulu, che è un nuovo giocatore della Juventus. E se despide, come si dice qua in Spagna, ci saluta con un bel cari tifosi, cari amanti del Milan, e con grande emozione che vi annuncio la mia partenza. Voi tifosi, sostenitori, grazie per avermi accolto così bene, per avermi fatto sentire come un membro della famiglia fin dal primo momento. Grazie al club per essere venuto a prendermi, per aver creduto in me, per aver avuto fiducia in me. Spero di avervi ripagato durante le mie 3 stagioni in rosso-nero. Grazie a tutti i miei compagni di squadra per aver condiviso con me la loro preziosa esperienza e i loro consigli, per avermi permesso di migliorare dentro e fuori dal campo. Ero un ragazzo al mio arrivo a Milano, oggi parto come uomo. Non sappiamo mai di che cosa è fatto il futuro, ma felice di aver contribuito alla grande storia del Milan. Avrete sempre un posto speciale nel mio cuore. E lo stesso dicasi da parte mia, e penso da parte di tutti i veri tifosi del Milan, poter dire grazie anche nell'anno dello scudetto, il più bello scudetto della nostra storia, che non sono passati 2 secoli ma sono passati 2 anni. Quindi speriamo che presto si ripeta questa grande gioia. Quindi in bocca al lupo, per quanto è una rivale storica la Juventus, ma sul ragazzo, sull'uomo, niente da dire, anche perché fino alla fine ha avuto delle titubanze e in teoria sarebbe voluto rimanere al Milan. Quindi in bocca al lupo Pierre. Però la Gazzetta Interista dello Sport non finisce qua, perché oggi parla di un quinto colpo Milan, non in fronte, un quinto colpo che in teoria dovrebbe essere un nuovo acquisto. Stiamo parlando di Vos, questo centrocampista di cui ieri già vi stavo accennando. Sembra che le parti siano davvero vicine e intanto potrebbero esserci 2 cessioni d'oro, che sarebbero Bennacer e Adli. E ovviamente so già che qualcuno dirà: e allora Cardinale si terrà i soldi e quindi non reinveste nel mercato? No, magari quei soldi servono anche per prendere, come già fatto, altri giocatori per il Milan futuro, visto che in 2 mesi hanno tirato d'amblè una squadra completamente nuova che partecipa alla Serie C. Hanno anche istanziato quasi 1 milione solo per rimettere a posto un campo che non è anche il nostro, rimarrà lì alla Solbiatese, a Solbiate Arno. Ripeto che adesso tra una decina di giorni, 15, inizieranno anche i lavori di bonifica nell'area San Francesco di San Donato, dove sorgerà il nostro stadio. Quindi tutte le promesse fatte da questa società stanno andando avanti, a chi piace, chi non piace. Poi leggo anche nei social: hai visto che dovevi prendere un'altra punta? Ma noi che cosa abbiamo detto questa estate? Innanzitutto sul discorso di Morata, ci sono stati questi esami, ha subito questo infortunio muscolare, questi esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro. Il calciatore comunque verrà sottoposto a dei nuovi esami la prossima settimana, salterà il Parma, è molto probabile che salterà anche la Lazio, lo rivedremo dopo la sosta delle nazionali a metà di settembre. Ovviamente è un colpo forte per l'attacco del Milan, per quanto lui non è uno che si infortuna spesso, doveva arrivare a Milanello per provare questa grande gioia dell'infortunio. Infatti negli ultimi anni non ha praticamente saltato praticamente quasi nessuna partita per problemi muscolari, quindi punteremo su Jovic oppure Okafor. E qui ovviamente si è scatenata già l'ennesima polemica: hai visto? Dovevi prenderlo l'altro attaccante, hai visto? E noi invece abbiamo sempre detto che magari erano altri reparti che il Milan doveva migliorare, e quello che doveva fare l'ha fatto. L'attaccante, se c'era la possibilità di prenderlo,
si prendeva, altrimenti io mi sarei anche tenuto uno tra Nasti e Colombo come eventuale seconda punta, però altri poi non andava bene, allora perché non hai preso Fulcru? Ma tu pensi che Fulcru veniva al Milan per far panchina e giocare magari dall'inizio 10 partite all'anno quando sappiamo che è Morata il capitano, quindi il capitano sì della nazionale spagnola, ma il centravanti riferimento questo Milan, quindi a meno che il Milan deve puntare a un altro tipo di schema tattico dove giochi con due punte, che è sempre quello che io ripeto amo, perché vengo da Sacchiana memoria con il 4-4-2 o anche quando giocava Ancelotti prima di passare nella sua ultima parte d'esperienza al Milan all'albero di Natale 4-3-2-1, giocato anche col 4-3-1-2, quindi con un trequartista dietro due punte, quello sarebbe un po' lo schema che io preferirei, però se si sta andando avanti da qualche anno con questa linea del 4-2-3-1, ovviamente se c'è una punta di riferimento davanti, la punta che dovrebbe fare poi da sostituto non deve avere delle aspettative da titolare, perlomeno questo, e poi sapendo che noi stiamo è arrivato Morata per far coltivare poco a poco il nostro Franceschino Camarda, e dall'altra parte c'è sempre un Okafor che all'occorrenza può giocare come punta, non è una punta, però quante volte si è parlato anche di falso 9, ultimamente anche di Rafa Leao, se non Jovic per quanto una seconda punta. Io credo che il problema nascerebbe se avesse un infortunio a lunga scadenza, ma sappiamo benissimo che lui non ha avuto praticamente neanche la possibilità di fare una preparazione da questo punto di vista, anzi tutto il contrario, ha dovuto arrivare, cioè è arrivato dalle sue vacanze e andare direttamente a Milanello a allenarsi dopo neanche una settimana, già giocare una partita col Monza 45 minuti e subito dopo una partita ufficiale che l'hanno messo dentro proprio per ribaltare la situazione col Torino, come si è riusciti, nonostante lui non stesse perfettamente in condizione. Dunque questa notizia che riguarda il centrocampo del Milan, che riguarda tanto Benasser che Adli, l'Arabia Saudita chiama e noi rispondiamo. Ebbene, i due ragazzi che comunque vogliamo bene, tanto uno che l'altro, possono essere due pedine per quanto riguarda la cessione e quindi salutare il nostro Milan. L'algerino ovviamente nell'attesa di una proposta interessante che può arrivare proprio anche dall'Arabia Saudita, è difficile che il Milan possa andare al di sotto perlomeno dei 40 milioni per quanto riguarda una cessione, quindi vediamo come si va evolvendo sta storia. Per quanto riguarda invece Adli, c'è da tempo questo nome del Al Shabab che potrebbe anche pagare questi 14 milioni per farsi con il cartellino di Yassin Adli. E infine scopriamo un attimino questo Silvano Voss, questa pedina mancante a centrocampo che potrebbe anche fare da trade union, tra l'altro ieri non è stato neanche convocato per un preliminare di Europa League con l'Ajax, quindi tutto fa supporre che siamo addirittura d'arrivo con questo nuovo acquisto. Silvano Voss è un calciatore olandese come tanti, come erano Gullit, Rijkaard, di origini surinamesi, anche Seedorf, attualmente in forza l'Ajax di Farioli, che ben sappiamo ex allenatore del Nizza e uno dei 23 nomi che avevo dalla lista della spesa di quest'estate come allenatore del Milan. È stato messo sul mercato proprio dal tecnico italiano, la dirigenza rossonera ha affiutato l'opportunità di portarlo a Milano a un prezzo proprio scontato. Il suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni, il Milan gioca come sempre un po' a ribasso per sgranocchiare qualche milioncino, è un classe 2005 e che può giocare appunto anche per il Milan futuro. Ma che tipo di giocatore è? Quali sono le sue caratteristiche? È un centrocampista difensivo, quindi sarebbe un sostituto ideale di Fofana da questo punto di vista. Può giocare sia in mediana a due, sia in un vertice basso affiancato da due mezzali, quindi con un centrocampo a tre. L'intercetto e il recupero palla sono i fondamentali migliori, come ha dimostrato anche la scorsa stagione in Olanda, ma anche in Europa. Predilige stare diciamo nelle zone centrali del campo, principalmente muovendosi in verticale, ma restando
sempre in ogni caso sulla su una linea del pallone dove si trova più arretrato. Il ragazzo fa della corsa, dell'atletismo, un punto interessante, importante del suo stile di gioco, che è prettamente basato proprio sui recuperi palle, su un senso anche proprio spiccato della posizione davanti alla difesa come mediano. E per quanto riguarda la fase offensiva, per quanto riguarda invece la fase offensiva, un attimo, ho alzato un attimino il volume intanto della voce, ma non si sa mai, no, per eventuali rumori. L'olandese, nonostante sia dotato di un discreto tiro anche dalla media distanza, non eccelle però come marcatore. Quindi è uno più proprio da metterli davanti alla difesa, uno stile Marcel Desailly, per fare un esempio storico per chi come me ha vissuto il grande Marcel pane e vino francesino. Proponendo un paragone, si può dire che per movenze e stazza fisica, e ragazzi prendetela proprio con le pinze, solo per stazza fisica e movenze, ma un ruolo completamente diverso, potrebbe ricordare il primo Jude Bellingham, ai tempi però del Borussia Dortmund, non certo adesso che è diventato ormai una superstar dell'attacco veramente nucleare e bombarolo con Mbappé, Vinicius, Rodrigo e già sappiamo l'attacco stellare dei Galacticos del Real Madrid. Quindi vediamo anche in giornata se ci sono delle novità al rispetto. Io ti saluto qua, ti auguro un felice 22 di agosto, ricordando che domani sera ci saranno qui le ragazze del Milan femminile a Barcellona. Andremo con il Milan Club a sostenere come sempre questi colori, perché il Milan si sostiene sempre, ovunque e comunque contro tutti gli out che riguardano società, mister e quant'altro, perché ovviamente non muovono buone vibrazioni nell'ambiente, e questo a questi personaggi è difficile farglielo capire, perché ovviamente come parlare con un muro di gomma, rimbalzi sempre indietro. Lo stesso dicasi poi per le opinioni, perché qualunque cosa da questa gente che purtroppo per certi aspetti non usa il senso comune, l'attacco è la loro miglior forma di esprimere il loro livello e la loro bassezza. E nei social purtroppo ce ne sono talmente tanti di questi personaggi che bisogna davvero allontanarsi e cercare di creare sempre buone e felici vibrazioni. Ed è proprio per questo che adesso ricomincio, come facevo un tempo, a darvi delle frasi di motivazione che poi normalmente potete trovare anche nell'altro mio canale di audio di saggezza popolare, dove ti invito a entrare insieme anche all'altro della tribù nel pallone. E ti lascio con questa massima: il coraggio è solo un accumulo di piccoli passi. Quindi forza e coraggio, ti auguro una felice giornata, dando un bacio alle amiche, un forte abbraccio a tutti gli amici, e lascia proprio questo hashtag: il coraggio è solo un accumulo di piccoli passi, e fallo tuo. E forza guerriero, forza guerriera. Ci sentiamo a un prossimo appuntamento. Ciao!